Un saluto a tutti dal vostro Tony. Quello che vi voglio far vedere oggi è un glitch, ed è un glitch assolutamente speciale, perché a scoprirlo è stato Driver90, che è Davide del nostro team dell'Inferno Verde. Quindi ha preso questa V8 Vantage, ha deciso di mettersi lì, insomma, a tavanare un pochettino su quelli che sono i valori sulle componenti, ed è riuscito a trovare, insomma, un glitch che la porta ad avere 693 cavalli, quindi quasi 700 cavalli, per meno di 200 kg di peso e soli 530 pp. Quindi con questo mostro di potenza potete partecipare anche alle quelle competizioni che hanno un limite massimo di 550 pp. Vi voglio mostrare passo passo, insomma, questa scoperta che ha fatto Davide, in modo tale che possiate realizzare anche voi questo glitch, questo setup glitchato. Intanto deve essere allargata la carrozzeria. Per quanto riguarda invece le ruote, io ho preso delle ruote personalizzate. Voi siete liberissimi, insomma, di prendere quello che volete, non devono per forza essere quelle mie. E poi vuole stato tutto stock, quindi 19 pollici standard. Le parti personalizzate: l'avantreno standard, fianchi tipo A, retrotreno tipo A, importante, invece l'alettone parti standard. Ora passiamo molto velocemente alla messa a punto, così vi indico un attimino quali sono anche i vari componenti che dovete acquistare. Quindi, messo a punto, preparate a sborsare un po' di soldini, ma vi assicuro che ne vale la pena. Riduzione del peso a fase 1 e come pneumatici sport medie, perché a differenza degli altri glitch, se noi andiamo a comprare le sport morbide, vedete che l'auto schizza a 700 pp, che in realtà sono i pp che dovrebbe avere. Aumento all'esagio, albero cambia alto sollevamento. Riduzione del peso fase 2, albero gomiti da corsa, computer personalizzabile, LSD personalizzabile, rapporto marce manuale, mi raccomando, manuale personalizzabile, riduzione del peso fase 3 e l'aumento della rigidezza della carrozzeria. In corsa, messa a punto bilanciamento motore, lavorazione dei condotti, sovralimitazione coppia ad alto regime, filtro, marmitta e collettore di scarico da corsa, pastiglie di freni e dischi da corsa, sospensioni, quelle personalizzabili, frizione e volano da corsa. Se volete, è facoltativo, potete comprare il bilanciamento dei freni per andare a bilanciare un po' la frenata. Volendo potete comprare anche il rapporto marce personalizzabile da corsa, che vi dà qualche vantaggino in più sulle cambiate, però vedete che va appena oltre i 550 pp, quindi, insomma, se non vi interessa fare quelle gare che hanno un limite di 550 pp, potete comprarlo tranquillamente e avete sicuramente dei benefici nelle cambiate. Però per fare quelle gare che hanno nel menu che hanno questo limite, ovviamente dovete per forza montare il manuale da corsa. Come sempre, a me piace farmi male, quindi andiamo sulla nostra classica pista molto tortuosa. Ho già stabilito un tempo stamattina, vediamo se riusciamo a batterlo. Stamattina col volante, adesso sono col DualSense, sono riuscito a fare 1.30 e 5, 1.30 e 58, se non erro, 58-59. Comunque un ottimo tempo, considerato che è una 530 pp. Ora vi faccio vedere nel dettaglio anche le sospensioni, come le ho regolate, e il differenziale. Qui siete liberissimi di usare dei valori vostri, quelli che più vi aggradano. Quelli che ho trovato io la rendono abbastanza stabile, devo dire, quindi si può usare anche a controllo di trazione 0. Qui la deportanza 40 obbligatoriamente all'anteriore e 50 al posteriore. Se noi andiamo a variarla anche di un solo punto, l'auto schizza oltre i 670 pp. E queste sono le regolazioni del cambio,
ho messo dei rapporti abbastanza lunghi fino a 360, si può anche allungare oltre, comunque ho utilizzato una prima abbastanza lunga e poi le altre molto ravvicinate. Anche qui vi ripeto, potete tranquillamente usare i valori che più vi aggradano, perché non vanno a influire sul calcolo dei pp. Diamo un'occhiata rapida a tutte le componenti che abbiamo comprato prima: sovralimentazione e copia alto regime, il filtro, la marmitta, il collettore da corsa, il sistema frenante da corsa, frizione volano da corsa e poi tutte le componenti di elaborazione del motore e della riduzione del peso della carrozzeria. Direi che siamo pronti per andare a fare un giretto, così magari riesco anche a dare qualche consiglio sulla guida. Ovviamente bisogna stare molto attenti, soprattutto se siete a controllo di trazione zero. Siete molto graduali col gas e state pronti soprattutto a riprenderla subito in controsterzo. Se volete facilitare un po' il compito, mettete semplicemente il TCS a 1. Come vedete 530 pp, ma siamo arrivati subito a 300 km/h. Cercate di mantenere delle linee molto pulite. Io sono rimasto sinceramente piuttosto sorpreso, perché per avere delle gomme sport medie non è poi così impossibile da guidare senza controlli. Può aiutarvi secondo me l'aiuto in controsterzo, oppure mettere a uno il controllo di trazione, vi taglierà un po' di potenza, ma vi, da una parte vi consentirà anche di evitare di perdere tempo inutilmente con l'auto che scoda. Per chiudere le curve, un consiglio che vi do sempre, soprattutto se tenete la prima lunga, scalate pure in prima, poi in uscita di curva tornate a mettere la seconda prima di aprire il gas. Qui siamo arrivati anche in largo anticipo sulla staccata, i freni sono davvero ottimi. Col volante ovviamente si va un po' meglio, si riesce ad essere un po' più precisi, però insomma volevo darvi anche qualche consiglietto per la guida. Siamo decisamente lontani dal tempo che ho fatto stamattina, ma anche andando a considerare questo 1,32 per essere una 530 pp, se non sbaglio, adesso non mi ricordo, ma mi sembra che stamattina avevo fatto 1,31,6. Il problema è che non compaiono queste macchine nella classifica, perché probabilmente vanno come categoria, vanno a 700 pp, anche se in realtà lì figura 530. Altre 550 pp che ho sono qui, e quindi siamo decisamente, anche se queste sono le migliori, la Ferrari, la 308 e la 512, siamo in un distacco di 8 secondi. E non ho fatto neanche un super tempone, dai, dovrei, facendo secondo me, se vi allenate un po', vi preparate un po' a guidarla e fate qualche giro, sicuramente riuscite a abbassare quel tempo. È ovvio che magari è data la potenza, è un'auto che si addice più a delle gare su piste più rettilinee. Poi comunque, ripeto, come vi dico sempre, sta a voi, sta alla vostra fantasia utilizzare queste auto glitchate. Posso dire che sul canale di Rocky 5516 potete trovare diversi glitch che riguardano il WTC 600 a Tokyo, perché quei glitch che trovate lì montano prevedono le gomme da corsa intermedie. Potete anche semplicemente creare una lobby e sorprendere i vostri amici con un limite di 550 pp, in realtà voi avete quasi 700 cavalli sotto al cofano. Ragazzuoli, spero vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like così supportate il canale, e se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti il Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Io non ho altro da aggiungervi, quindi se avete qualcosa da chiedermi fate pure nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Un salutone da Tony89, ciao ciao!